Noi subiamo degli enormi cambiamenti nell'arco della nostra esistenza e sicuramente le donne ne subiscono molti di più rispetto agli uomini. Negli uomini si abbassa il metabolismo con l'età, si perde sicuramente massa muscolare, sicuramente c'è una maggiore predisposizione all'accumulo di tessuto adiposo, però non quanto succede alle donne. Le donne quando cominciano a entrare nella premenopausa e nella menopausa, iniziano a notare dei cambiamenti dovuti a dei diversi assetti ormonali nel proprio corpo e quindi cominciano a vedersi completamente diverse da come erano prima. Cominciano a vedere che accumulano tessuto adiposo in parti in cui non lo accumulavano prima e quindi cominciano a cercare di comprendere che la loro alimentazione deve essere completamente modificata rispetto a quella che facevano prima. Se ci si può permettere qualcosa in più in età fertile, in età di premenopausa e di menopausa è un po' più difficile rientrare da certi sgarri oppure da certi vizi dell'alimentazione, soprattutto dell'alimentazione occidentale. Per quanto riguarda la menopausa, ormai si è visto bene, si è studiato in maniera approfondita il cambiamento che riguarda gli estrogeni e il cortisolo. Gli estrogeni diminuiscono, quindi c'è una maggiore predisposizione ad aumentare l'appetito soprattutto e ad accumulare grasso corporeo. E dove si accumula principalmente il grasso corporeo? Soprattutto a livello dell'addome, quindi del distretto corporeo della fascia addominale praticamente. E quindi si inizia a mettere grasso a livello addominale, che poi alla fine è più pericoloso per quanto riguarda i rischi cardiovascolari. Vorrei ricordare anche, anche se è un concetto abbastanza didattico, che la circonferenza vita per gli uomini deve essere sempre al di sotto di 102, meglio ancora di 100, e per le donne dovrebbe essere al di sotto di 88, meglio ancora di 85. Già 85 è, diciamo, una soglia abbastanza critica per le donne. Per quanto riguarda la menopausa, quindi, si deve cominciare a immaginare di spostare drasticamente tutti i carboidrati, quindi tutte le fonti di zucchero e di carboidrati, se non lo aveste già fatto, al pranzo e alla colazione, meglio ancora. Proprio perché in questo modo si ha la possibilità di smaltirli nell'arco della giornata e di non caricare soprattutto il pasto serale, anche quello pomeridiano, ma soprattutto quello serale, che in regime di premenopausa, di menopausa, dovrebbe essere il più possibile leggero oppure comunque fatto soltanto a base di fibre vegetali e soprattutto di proteine. Quindi, diciamo che se siete abituati a consumare carboidrati a colazione, pranzo e cena, nella menopausa è il momento di cominciare a ridurre drasticamente i carboidrati, ma soprattutto di scegliere la qualità dei carboidrati che stiamo introducendo. Quindi cominciare a pensare che non esistano come fonti di carboidrati solo i cereali. I cereali sono, se vogliamo, un eccesso moderno della nostra alimentazione. Prima non si consumavano tanti cereali, diciamo che abbiamo cominciato a consumarli soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi in quel momento si è drasticamente ridotta la produzione di tuberi, di patate, quindi di altri tuberi che poi vedremo un po' più nel dettaglio, di legumi, e si è invece esageratamente, smisuratamente aumentata la produzione di cereali che noi adesso addirittura importiamo dall'estero, con tutti i problemi che poi ne derivano. Quindi scegliere ancora i cereali come fonte di carboidrati significa essere ostinatamente a favore di qualcosa che effettivamente ci provoca infiammazioni, ci provoca uno squilibrio a livello intestinale ed è uno degli alimenti peggiori che si possa immaginare. I carboidrati potrebbero andare bene per persone che sono sottopeso, cioè i cereali potrebbero andare bene per persone che sono eccessivamente sottopeso, che hanno quella come unica fonte di risorsa alimentare. Ma visto che noi in questo momento abbiamo a disposizione tantissimi alimenti, un'enorme varietà di alimenti che possiamo cucinare, che possiamo modificare come vogliamo, a questo punto sfruttiamo questa possibilità. I tuberi sono per esempio una fonte di carboidrati complessi notevolissima e ottima per il nostro organismo, che ci permette di introdurre anche fibre, che ci permette di introdurre amidi a basso indice glicemico, che ci consente anche di utilizzare degli amidi e dei carboidrati adatti, per esempio, alla stagione invernale. I tuberi possono essere, per esempio, la patata, possono essere il topinambur, ottimo, il topinambur, l'oca, l'oxalis tuberosa, che qui non è molto utilizzata, ma per esempio nelle popolazioni andine è molto in uso.
Oppure, per esempio, possono essere considerate fonti di carboidrati anche le radici tuberose, le cosiddette radici tuberose. Pensiamo alle patate dolci, pensiamo alla manioca, ma diciamo tra le radici ci sono enormi varietà che possono essere utilizzate in cucina, anche cucinando cose molto particolari e molto non esotiche, ma veramente gradevoli da un punto di vista proprio del palato. Noi abbiamo un'enorme varietà, per esempio, nelle rape, un'enorme varietà nei cavoli anche, che sono una fonte di amidi, di carboidrati. Abbiamo le carote, abbiamo diverse tipologie di carote, abbiamo lo zenzero. Abbiamo tantissime radici che possono, che come le piante, che sono un tessuto che le piante utilizzano come fonte di amido, di carboidrati, e che noi, in maniera simile alle piante, possiamo utilizzare per il nostro nutrimento. Non introducendo cereali e non introducendo quindi alimenti altamente allergenici, quindi alimenti che possono suscitare in noi delle risposte infiammatorie notevoli e prolungate nel tempo. Pensiamo anche che i cereali che introduciamo nella nostra alimentazione sono utilizzati continuamente per preparare praticamente tutte le preparazioni a cui ci ha abituato la cosiddetta cucina italiana, cucina mediterranea. Questo è totalmente sbagliato da un punto di vista organico, da un punto di vista metabolico, ma anche proprio da un punto di vista ecologico, perché i cereali sono tra le colture che più sfruttano e più impoveriscono il terreno. E quindi bisognerebbe invece pensare, anche proprio per un benessere ecologico dei nostri paesaggi, dei nostri ambienti, a dirigere un po' di più la produzione verso fonti di carboidrati più sostenibili, come possono essere anche per esempio i legumi. E fonti di carboidrati più adatte al nostro organismo e al nostro metabolismo. Anche i legumi chiaramente sono una fonte eccellente di carboidrati. Molte persone, diciamo, possono avere dei problemi con l'introduzione dei legumi, ma se fatta in maniera graduale nella propria alimentazione, magari partendo dai legumi decorticati, passati, non c'è alcun problema a cominciare a introdurre legumi nella nostra alimentazione. Quindi abbiamo un'enorme varietà di possibilità rispetto al semplice cereale, alla farina raffinata dopo il cereale o addirittura al cereale con il glutine. Questo per quanto riguarda la menopausa. Un aspetto interessante anche da sottolineare che riguarda la menopausa è il fatto che si modificano la nostra composizione corporea. Si tende ovviamente a perdere massa muscolare proprio perché ci sono livelli di cortisolo più alti e il cortisolo tende a stimolare la degradazione delle proteine e quindi sicuramente nel tempo le donne tendono a perdere muscolo, tendono a perdere massa muscolare. Quindi un'ottima soluzione potrebbe essere quella di aumentare la massa muscolare cominciando a fare attività fisiche anche più intense. L'attività fisica è qualcosa che è adatta a tutti, lo voglio continuare a ripetere perché basta soltanto trovare l'attività fisica più adatta alle proprie possibilità, alle proprie potenzialità fisiche. Farlo gradualmente, senza caricarsi di un'attività fisica intensa quando non lo possiamo fare, ma iniziare a farla in maniera rilassata, in maniera tranquilla, cercando di scaricare con l'attività fisica i nostri livelli di ansia e iniziare a dosare l'attività fisica aumentandola giorno per giorno, settimana per settimana. Un'ottima strategia è accompagnare, per esempio, le passeggiate, le camminate. Quando si inizia ad andare in menopausa o in premenopausa, iniziare a fare quello, quindi le passeggiate, ma introdurre anche attività fisiche un po' più intense, di sforzo muscolare proprio, perché la nostra massa muscolare che tende a perdersi con l'età deve essere sempre più allenata. Se non viene allenata, purtroppo i periodi di sedentarietà provocano tutta una serie di squilibri a livello metabolico e provocano un accumulo di adipe, di massa grassa, soprattutto nel distretto addominale, perché diminuiscono i livelli di estrogeni, ovviamente in maniera fisiologica per quanto riguarda poi i periodi di menopausa. Quindi diciamo che questo è l'assetto principale dell'alimentazione che si dovrebbe tenere quando si inizia ad andare oltre i 45 anni, 40 anni anche, ma oltre i 45 anni a maggior ragione. Cominciare a fare attività fisica, spostare i carboidrati tutti nella prima parte della giornata e prediligere fonti di carboidrati a basso impatto glicemico, come possono essere appunto quelle che vi ho detto che riguardano le radici tuberose e i tuberi, e poi
cercare di eliminare quanto più possibile o ridurre drasticamente soprattutto i cereali, e soprattutto poi l'abbinamento cereale con zucchero semplice, quindi con la frutta e con il dolce, che è veramente quanto di peggio possa esserci per quanto riguarda il nostro metabolismo, per quanto riguarda l'attività della nostra tiroide e per quanto riguarda proprio tutto il nostro assetto ormonale, i nostri organi, che ogni volta che introduciamo un alimento nel nostro organismo, iniziano a lavorare e iniziano a reagire in qualche modo. Questo per quanto riguarda la menopausa, e questo è un discorso completamente a parte, completamente dedicato a questo periodo della nostra esistenza, soprattutto per quanto riguarda le donne. Invece, il periodo precedente, che riguarda appunto la fertilità, che riguarda il periodo, se vogliamo, più vitale dell'esistenza di una donna, non perché quello della menopausa sia meno vitale, ma è semplicemente più proiettato verso la vita, il periodo fertile. In questo periodo bisogna cominciare invece a prendersi cura maggiormente del proprio assetto ormonale, in modo che i cicli siano sempre regolari e non ci siano invece situazioni di dismenorrea e amenorrea, cose che vedo purtroppo sempre più frequenti nelle ragazze anche giovani, ma anche nelle donne di 25, 30, 35 anni, e che quindi hanno necessità, hanno voglia, hanno desiderio di fare dei figli, ma hanno questi cicli irregolari o addirittura situazioni di assenza completa di ciclo mestruale. Quello che vedo ultimamente sono situazioni di donne che hanno dismenorrea, che vanno incontro a cicli irregolari e che hanno quindi situazioni di ovulazione molto regolare e non periodica, e quindi hanno difficoltà ovviamente a essere fecondate e quindi a generare, a concepire dei figli. In questo, diciamo, in questo periodo della vita di una donna, bisogna essere molto attenti, ancora di più forse che durante la menopausa, alle proprie percentuali corporee e a una corretta percentuale di rapporto massa grassa e massa muscolare. In genere bisognerebbe pensare che la massa grassa in una donna dovrebbe essere, diciamo, intorno al 22%, quello sarebbe il livello ottimale, che poi chiaramente può scendere se si fa un'attività fisica abbastanza intensa, se si è allenati da un punto di vista proprio dell'attività agonistica. Ci sono donne tranquillamente fertili, tranquillamente con cicli regolari, con masse grasse al di sotto del 20%. Quando però comincia ad esserci una sproporzione, quindi la massa muscolare e la massa grassa sono entrambe molto ridotte, allora comincia a innescarsi un rapporto di conservazione dell'energia all'interno del nostro organismo. Se noi non forniamo i giusti nutrienti e soprattutto non forniamo grassi al nostro corpo, al nostro organismo, il corpo comincia ad andare in un deficit metabolico, soprattutto in seguito, per esempio, a periodi di dimagrimento eccessivo, molto rapido, oppure diete particolarmente restrittive come lunghi periodi di diete soltanto proteiche senza un apporto di grassi aggiuntivo, oppure corretto, un regime alimentare completamente chetogenico magari, quindi con introduzione anche di latte vaccino e derivati, e l'assenza completa di carboidrati per lungo tempo, quando per esempio la persona che intraprende questo percorso chetogenico è già al limite del normopeso o addirittura già sottopeso. Quindi ci sono situazioni al limite che vanno ben gestite con introduzione corretta di carboidrati, e le fonti preferenziali di carboidrati sono praticamente le stesse che ho elencato prima, cioè quelle a basso impatto glicemico e preferibilmente non da cereali. Quindi quando si hanno problemi con i cereali, magari perché ci sono delle patologie infiammatorie in atto che si vogliono spegnere, che si vogliono contenere, ridurre l'apporto di cereali e di zuccheri semplici è corretto ed è consigliabile, chiaramente perché sono alimenti pro-infiammatori, ma è anche consigliabile cominciare a spostare le fonti di carboidrati verso altri alimenti. Quindi non dobbiamo per forza eliminare questi carboidrati se già siamo in una situazione di basse percentuali corporee di massa muscolare, se abbiamo poco grasso corporeo, se abbiamo un peso al di sotto di quello della norma o comunque al limite. Quindi i carboidrati non vanno completamente demonizzati, ma vanno ben dosati e va fatta una selezione corretta in questo apporto di carboidrati.
Per quanto riguarda l'assetto ormonale delle donne in età fertile, dobbiamo ricordarci che il lavoro fatto dalle gonadi, quindi fatto dalle ovaie, fatto anche in parte dall'utero chiaramente, e quindi da tutto l'apparato riproduttivo, si basa su un asse ormonale, che è quello di cui ho parlato anche per quanto riguardava il metabolismo della tiroide, cioè l'asse ipotalamo, ipofisi e gonadi in questo caso. In realtà l'ipotalamo è una struttura particolarmente interessante nel nostro organismo proprio perché è una parte del sistema nervoso, una parte del nostro cervello che presiede a tantissime funzioni. L'ipotalamo è una struttura piccolissima, cioè ha le dimensioni praticamente di un pisello, di un legume, ed è alla base, se vogliamo, anzi, o meglio, è al vertice di quest'asse ipotalamo, ipofisi e gonadi, ed è anche un centro di smistamento degli stimoli, delle informazioni del sistema nervoso centrale verso tutti gli altri distretti corporei e soprattutto verso il sistema endocrino. Quindi è molto importante la funzionalità dell'ipotalamo proprio per creare questa interfaccia, questo collegamento tra il sistema nervoso, il nostro encefalo e tutte le nostre funzioni cognitive e poi il loro riflesso sul sistema ormonale, quindi poi sulla funzionalità dei diversi organi. L'ipotalamo regola i meccanismi di fame e sazietà, è molto importante per regolare la temperatura corporea, quindi nell'ipotalamo noi sappiamo anche che si regola quello che è il nostro livello di temperatura, la nostra temperatura ottimale. Quindi se ad esempio noi stiamo andando verso la febbre, verso un aumento della temperatura, è nell'ipotalamo che si va a settare questa nuova temperatura di controllo, diciamo così. E quindi è questa struttura dell'encefalo che riesce a presiedere tante funzioni, ad esempio anche la memoria, anche il sistema delle emozioni riguarda e viene in qualche modo regolato dall'ipotalamo, perché l'ipotalamo fa anche parte del nostro sistema limbico in cui abbiamo il controllo appunto delle emozioni, il controllo anche dell'olfatto in qualche modo e della memoria. Inoltre, l'ipotalamo, come abbiamo già detto in altri video, regola il funzionamento della tiroide, regola il funzionamento dell'ipofisi, perché ovviamente è la seconda tappa, diciamo, del suo funzionamento, la stimolazione dell'ipofisi, e poi regola l'ormone della crescita e regola anche, ovviamente, tutto l'apparato riproduttivo, cioè la funzionalità delle gonadi praticamente. I disturbi alimentari provocano uno squilibrio a livello dell'ipofisi, ma soprattutto uno squilibrio a livello dell'ipotalamo. Quindi, quando ci sono queste situazioni di cicli irregolari, di cicli assenti, e soprattutto diciamo per più di 3 mesi o per più di 6 mesi, lì si può parlare proprio di amenorrea, bisogna fare un'indagine di tipo ormonale sui valori del sangue. Bisogna andare a valutare i due ormoni che vengono prodotti dall'ipofisi, che sono l'LH e l'FSH, che sono tutti ormoni chiaramente che partono dal colesterolo. Quindi se noi non introduciamo, non sintetizziamo a livello del nostro organismo il colesterolo, perché noi sappiamo che c'è il colesterolo esogeno ed endogeno, se noi non riusciamo a creare questa molecola di colesterolo in maniera sufficiente, non riusciamo a produrre questi ormoni, è abbastanza chiaro. Quindi, se noi non introduciamo alimenti con colesterolo e se noi non diamo la possibilità al nostro organismo tramite fonti di amidi, di zuccheri, di carboidrati di produrre il colesterolo, allora cominciamo a non avere il substrato per produrre questi ormoni e quindi si comincia ad andare in un deficit di estrogeni, un deficit di ormoni sessuali e il ciclo chiaramente viene completamente eliminato e salta. Quindi andare a dosare gli ormoni che riguardano i cicli mestruali, che riguardano il funzionamento delle gonadi. Allora, gli ormoni sono tantissimi che possono essere, diciamo, dosati. Si può fare un dosaggio a livello degli ormoni dei fattori dell'ipotalamo, a livello degli ormoni dell'ipofisi, a livello degli estrogeni, però è importante capire che bisogna, diciamo, valutare tutto l'asse ormonale, quindi non andare soltanto a valutare i livelli di estradiolo, ad esempio, ma valutare anche l'FSH, l'LH, l'ormone di rilascio della gonadotropina che è prodotto dall'ipotalamo. Questo è un valore che va molto valutato a livello delle analisi del sangue, e quindi cominciare a capire il problema dove risiede, sia a livello dell'ipofisi o dell'ipotalamo o comunque delle gonadi.
La cosa importante è cercare di mantenere un regime alimentare che non sia di tipo restrittivo, perché nel momento in cui già si è normopeso o addirittura limite, quasi sottopeso, introdurre un minor apporto di energia, quindi un minor apporto di calorie, significa cominciare a far capire al proprio organismo che deve mettersi in un assetto di risparmio, cioè deve cominciare a eliminare tutte quelle parti delle funzionalità organiche, delle funzionalità corporee che non sono strettamente necessarie. E allora l'organismo inizia a eliminare proprio tutta la sfera che riguarda la fertilità, anche perché in condizioni di restrizione caloriche una donna non può assolutamente permettersi una gravidanza, un concepimento e una gravidanza, perché non ce la farebbe ovviamente a mantenerla, a portarla avanti e a partorire. Per cui in quel momento inizia ad esserci uno squilibrio praticamente a livello ormonale e inizia ad essere eliminata tutta quella parte che riguarda il ciclo e riguarda appunto la fertilità. Quindi quando si è in questa situazione, la cosa migliore è fare tutti i valori, diciamo tutte le analisi che riguardano i valori ematologici degli ormoni sessuali, ipofisari e ipotalamici, e poi iniziare a introdurre, se si è in una situazione di restrizione calorica o di dieta iperproteica, ad esempio, o a basso contenuto di grassi, cominciare a introdurre gradualmente i grassi preferenzialmente da fonti vegetali, magari, ma perché no, anche da fonti animali ben tollerabili. Non sono ovviamente da eliminare e da demonizzare i grassi animali, anzi, molti di questi grassi animali sono perfettamente idonei al nostro metabolismo e servono anche per mantenere gli ormoni sessuali. Quindi introdurre gradualmente questi grassi e introdurre gradualmente di nuovo anche le fonti di carboidrati complesse, preferenzialmente da tuberi, ad esempio anche da castagne, si possono utilizzare gli pseudocereali, la quinoa, il grano saraceno. Si possono utilizzare i legumi chiaramente e poi tutte quelle radici di cui ho parlato e che diciamo, nelle quali si può variare il più possibile. Inoltre ci sono molti rimedi fitoterapici che riguardano la menorrea e a cui possiamo attingere nel momento in cui vogliamo migliorare il nostro regime alimentare in maniera mirata. Ci sono delle erbe che vengono definite emmenagoghe, quindi che stimolano le mestruazioni. Per esempio abbiamo la salvia, l'artemisia vulgaris, poi abbiamo per esempio la passiflora, possiamo utilizzare gli estratti gemoderivati di lampone, l'angelica, la ruta, oppure ad esempio la camomilla, il prezzemolo è molto utilizzato già dall'antichità per stimolare le mestruazioni e quindi per ripristinare la fertilità nelle donne. Ci sono anche diciamo dei vegetali, degli ortaggi che possono essere utilizzati a questo scopo, il finocchio, eccellente. Quindi ci sono, diciamo, tanti possibili aspetti in cui intervenire. Ad esempio anche l'utilizzo di alcune alghe, della clorella, possono aiutare molto la stimolazione di questi ormoni e la produzione di questi ormoni a livello ipotalamico, a livello ipofisario e quindi a livello poi delle gonadi. Inoltre, bisogna comprendere che se c'è una disfunzione a livello dell'apparato riproduttivo, significa che c'è un problema di disordine nel proprio organismo e questo disordine va semplicemente riordinato, va eliminato. Soprattutto modificando l'alimentazione. Poi tutti questi rimedi fitoterapici, questi rimedi che riguardano i vegetali, le spezie, le erbe, sono aggiuntivi, cioè ci aiutano ancora di più ad accelerare questo processo. Ma se non introduciamo i grassi giusti, le proteine giuste, i carboidrati da fonti migliori dei cereali, noi non riusciamo a ripristinare il nostro assetto corporeo, non riusciamo a ripristinare la nostra massa muscolare e la nostra massa grassa. Quindi uno squilibrio nella massa grassa in realtà può esserci anche a livello nell'altro estremo, quindi un eccesso di massa grassa in realtà provoca gli stessi squilibri di quella della perdita di massa grassa. Quindi anche se si va al di sopra, per esempio, di percentuali che possono essere anche al di sopra del 30, del 40%, come negli obesi, anche lì ci sono chiaramente delle situazioni di dismenorrea o amenorrea molto spesso.
La cosa migliore sarebbe sempre cominciare a fare attività fisica, perché anche nelle situazioni più debilitanti, in cui abbiamo poca massa muscolare e c'è pochissimo allenamento di queste persone, anche lì si può iniziare a fare un'attività fisica molto graduale. Quindi non perdersi mai d'animo, mai impigrirsi, mai pensare che l'attività fisica è riservata solo alle persone allenate. L'attività fisica si può fare a qualsiasi livello, bisogna soltanto iniziare. Spero che questo video vi sia di aiuto. È soltanto un approccio a questo problema che è esclusivamente delle donne ed è un problema molto complesso che riguarda tante sfere della nostra esistenza, non soltanto l'alimentazione. Ma è un problema che deve essere valutato, che deve essere corretto, non deve essere considerato un tabù. E deve essere valutato per quello che è, cioè uno squilibrio nell'asse del sistema nervoso e del sistema ormonale. Quindi uno squilibrio che va preso sotto diversi aspetti e va corretto finché si è in tempo.